Gian Giuson? Sì, però disusato e sì, sì. Ajo, questo lo dico, lo completo. Ti sono grossi quindi qua, se ti metti mano, se la mano non so per smettere, mi nasce questo. Ma ci cosa mi sento? Ma vuoi andare su? Vuoi salire un secondo per mirare? Eh? Dale, quale sì. Aspetta, spera che sta venendo il ciclo, lo vedremo dopo. Mi chiamo Ile, vengo dall'Italia, la mia esperienza in campo di produzione porchetta va avanti di 23 anni. Della Romania che facevo il macellaio, però non c'avevo nessuna parte col maiale, macellavo solo le mucche, il manzo, tutta questa. Poi quando sono arrivato in Italia, nel 99, c'avevo mio cognato che lavorava un'azienda di porchette e lui prima mi ha preso per le pulizie e io sempre con l'occhio andavo a vedere come si disossa, come si lega. Se ti puoi mostrare il cucino non lo va a cortare, te lo muestra nomás. Poi a questo punto mi sono imparato subito, che già lo sapevo a drobrarlo bene il coltello, mi sono imparato subito a fare porchette. Che è quello che tengo io, però lui aveva detto di sì. E piano piano sono andato avanti, 7 anni con loro, facevo responsabile, c'avevo mio fratello, c'avevo mia sorella, fino che lavoravo per tutta la famiglia fa le porchette, tutta la famiglia. Sì? Sì, sì. Ah, sì. Mi chiamo Gabriele Rubini, in arte chef Rubio e sono un cuoco. Dopo aver conseguito la maturità classica ho deciso di fare anche le serali di alberghiero e poi la specialistica alla scuola di cucina internazionale a Colorno perché volevo fare il cuoco e era la cosa che più desideravo al mondo e da lì sono partito e sono finito anche a fare dei programmi in televisione sotto il nome di chef Rubio. Vengo da Frascati, che è una cittadina di circa 30.000 abitanti, si trova vicino Roma, nel Lazio, in Italia. Questa per me non è la prima volta a Cordoba, sono venuto 2 anni fa, sempre chiamato dall'Istituto di Cultura Italiana a Cordoba, per portare avanti un progetto di incontro e scambio culturale con le cucine popolari di Cordoba. Siamo riusciti a creare un parallelismo con i piatti della italiana e quella argentina e è stato molto interessante perché quello che per noi viene fatto con alcuni ingredienti in Argentina poi è stato riproposto alla stessa maniera con qualche variazione ma c'è sempre un punto di incontro. È una cosa mia personale vedere un po' come fanno i porchettari perché io le porchette le ho sempre fatte ma per gli amici e saperlo fare poi attraverso anche i consigli e gli insegnamenti di un professionista è sempre importante. Maria, mamita, necessitiamo 32 testa di ajo? Sì, come no? Grazie. Questa buona sì. Sì. E quella è la cosa di una cosa, non dicevo, sono l'unico che deve essere orgoglio, non deve essere una cosa di discredito. No, ma pure in Italia, dicevo, sono l'unico rumeno che fa la cosa e la faccio bene, cioè devi dire la verità, lei devi abitare di essere. Io sono venuto in Italia, ho fatto il pincio del muro, mi sono fermato a fare la porchetta, ma la pascia di Cristo, la vende in tutta Europa.